Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di cuore per essere così numerosi, perché è domenica e quindi in genere è una giornata dedicata alla famiglia, al riposo, ed è anche una bellissima giornata, quindi non è scontato insomma trovare del tempo da dedicare ad una campagna elettorale. Vi ringrazio davvero di cuore. Allora, io prima di entrare nel clou del mio intervento vorrei un attimino fare dei piccoli ringraziamenti prima di lasciare la parola all'onorevole Nazario Pagano. Innanzitutto ringrazio tutti voi, ringrazio i candidati che sono presenti e vi invito anche ad avanzare i candidati della lista di Forza Italia della provincia di Teramo. Ringrazio Antonella Pallone, che invito. Antonella, vieni ancora. Poi vi presenterò meglio. Allora, non mi nascondo una certa emozione questa mattina, perché è vero che faccio politica da circa 18 anni e di campagne elettorali ne ho portate avanti davvero tante, sia a livello comunale sia a livello provinciale nel 2009. Nel 2014 ho già fatto un'esperienza da candidata alle elezioni regionali e nel 2018... Andò molto bene. Brava Lilla. E nel 2018 un'altra esperienza, sempre una candidatura di servizio alle elezioni politiche alla Camera, anche lì una bellissima esperienza, e poi ho fatto altre esperienze sempre a livello comunale, e l'ultima 2 anni fa, quando insomma, per una manciata di voti non siamo riusciti a riconquistare l'amministrazione del comune di Castellalto dopo 35 anni. E per circa 80 voti, quindi un risultato storico, e io ho avuto la soddisfazione di essere la più votata in assoluto con oltre 500 voti. Io ho scelto Forza Italia 18 anni fa, il 26 gennaio, qualche giorno fa, Forza Italia ha compiuto 30 anni. 30 anni sono tanti e per un partito portare avanti una politica con dei valori, con dei principi è davvero difficile. Oggi vediamo comunque una politica che ha dei cicli di vita molto brevi, partiti che raggiungono dei valori, delle percentuali anche vulgare, ma che dopo qualche anno improvvisamente scompaiono perché secondo noi, secondo me, perlomeno io sono una di quelle estremamente convinte e credo di averlo dimostrato con la mia presenza, la mia costanza, la mia coerenza, è una parola coerenza è una parola che tanti utilizzano, prima lo dicevo a Elisabetta nell'intervista, e non me ne voglia nessuno, ma io credo che in pochi possano utilizzare la parola coerenza nel vero senso e nel vero significato della parola. Coerenza significa intraprendere un percorso, sposare dei valori, dei principi e portarli avanti con costanza, con pazienza, perché non mi nego che comunque non è stato semplice rimanere sempre fedelissima in 18 anni. Sicuramente ho avuto anche io i momenti critici in cui magari non ero così, ecco, soddisfatta, perché questo è fisiologico anche nei rapporti umani, quindi figuriamoci nella politica, perché comunque la politica, che di per sé è una cosa bellissima, spesso viene anche fatta da persone che non sono bellissime quanto il valore, diciamo, della politica, e questa cosa può allontanare sia i cittadini, e purtroppo oggi in troppi si sono allontanati, ma sia anche chi fa politica, perché non si sente riconosciuto, non si sente valorizzato, non si sente supportato per quello che fa. Io questi momenti magari li ho anche avuti, ma ho sempre creduto così tanto in questa cosa
Ringrazio Nazario, mi permetto di chiamarlo Nazario senza onorevole, perché è tra le persone che ho, tra le prime persone che ho conosciuto quando lui era presidente del Consiglio regionale con il governo Gianluigi Odì. Secondo me uno dei periodi più belli in assoluto della politica della regione Abruzzo e della provincia di Teramo, perché Nazario è di Pescara, ma noi abbiamo avuto in quegli anni nella provincia di Teramo davvero delle grandi, grandi soddisfazioni. E il mio obiettivo, insieme alla squadra, che ho anche l'onore da qualche mese di diciamo coordinare, tra virgolette, perché per chi non lo sapesse, da circa un mese e mezzo sono stata eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia. L'obiettivo della nostra squadra è quello di riprenderci la visibilità, il valore e l'importanza che la provincia di Teramo deve avere a livello regionale e anche a livello nazionale. È stato intrapreso un percorso in regione, poi ne parlerò nell'intervento, ma dobbiamo proseguire.